I pazienti che attualmente stiamo trattando con Nirvana sono pazienti broncopneumopatici cronici che riducono il loro livello di attività fisica a causa della mancanza di fiato. Utilizzare Nirvana nei programmi riabilitativi respiratori aiuta a migliorare la compliance del paziente al programma riabilitativo e ci aspettiamo anche che aiuti a migliorare poi l'aderenza al programma riabilitativo che dovrebbe essere proseguito anche a domicilio proprio per cercare appunto di mantenere uno stile di vita maggiormente attivo. Quello che stiamo inizialmente osservando nei pazienti che prendono parte al programma riabilitativo utilizzando Nirvana è un miglioramento in generale delle abilità cognitive che favorisce il miglioramento della performance fisica. In questi pazienti noi stiamo testando con delle batterie di test neuropsicologiche proprio questi dati cognitivi, motivazionali, stiamo valutando il livello di stress prima e al termine del programma riabilitativo e i primi risultati che stiamo ottenendo sono assolutamente incoraggianti. Le impressioni del paziente sono molto positive e direi ancora più positive da parte di quei pazienti che in passato avevano seguito un percorso riabilitativo tradizionale, perché il percorso riabilitativo tradizionale prevede la ripetizione quotidiana, 2 volte al giorno, di esercizi ripetitivi, spesso monotoni. Quindi il paziente che aveva già testato il percorso riabilitativo tradizionale e che adesso invece si trova a svolgere i medesimi esercizi ma in una palestra virtuale con una realtà virtuale immersiva, si diverte perché ha dei feedback visivi, sonori che rendono la seduta di riabilitazione respiratoria quasi un gioco che in realtà è un gioco importante per risolvere dei problemi assolutamente seri che impattano notevolmente sulla sua qualità di vita.